Allora, buonasera a tutti ed eccoci qua finalmente con la presentazione alla nuova videosfida. In questo caso giocheremo a un gioco arcade, ovvero Fixate della Toplan. Aspettate che mi stava un po' in rosso, ok. E dicevo, quindi giocheremo a Fixate, gioco arcade, seguito di Outzone. Più o meno il gioco, diciamo, è rimasto lo shoot'em up che era il precedente, solamente abbiamo qualche differenza di gameplay. Innanzitutto nel primo Outzone non potevamo scegliere il personaggio, ma avevamo un PG fisso con diverse modalità di fuoco, quindi ovvero la modalità in cui è possibile sparare in tutte le direzioni e poi un'altra modalità con cui è possibile sparare, diciamo, muovendosi e sparando sempre nella diciamo unidirezionale, quindi sempre in avanti. E più o meno le caratteristiche di Outzone sono rimaste anche su questo seguito del 92. Però diciamo che il gioco è leggermente più semplice rispetto ad Outzone. Infatti in un primo momento volevo quasi portare Outzone, però ho pensato che comunque è un gioco un po' troppo difficile. Diciamo, questo almeno ti dà un po' più soddisfazioni, perché comunque è leggermente più semplice, quindi con un po' di allenamento, con svariate partite, diciamo che il primo loop si può portare a termine, perché ovviamente questo è un altro gioco che non ha fine, ovvero i livelli sono, mi pare, 7 stage, dopodiché il gioco inizierà da capo e teoricamente però la difficoltà aumenterà di volta in volta fino al settimo loop, dopodiché ovviamente il gioco looperà, diciamo, all'infinito, però sempre con una difficoltà costante. Il problema è ovviamente riuscire ad arrivare al settimo loop, che a quanto ne so nessuno ci è mai riuscito. Cioè, diciamo che a quanto ho visto già è tanto riuscire a terminare il secondo loop. Il primo, diciamo, in qualche modo si fa, perché comunque ho detto è più semplice da Outzone. Già il secondo loop diventa più complicato, ma soprattutto per il fatto che il gioco non regala più vite al secondo loop. Quindi diciamo, finché siete nel primo loop ci saranno guadagno di vita a tot punteggio, mentre nel secondo loop ovviamente questo non accadrà più, quindi l'unico modo sarà riuscire a guadagnare abbastanza vite nel primo loop per padroneggiare, diciamo, meglio possibile il secondo loop. Comunque, vabbè, non è questo lo scopo, ma ovviamente cercare di fare più punti possibili. Poi, se qualcuno riesce a raggiungere il secondo loop, meglio per lui. Ora vi farò vedere giusto così un gameplay veloce e un attimo la spiegazione su più o meno come funziona il gioco. Allora, prendiamo il primo credito. Quindi ecco qua, qui c'ho proprio i gettoni. E voilà. Allora, come vi dicevo, Outzone non era possibile selezionare personaggi. Invece qui abbiamo fin 8 personaggi, ognuno con la sua caratteristica. Io adesso sceglierò il primo, Akayang. Poi voi potete fare un po' come volete, non c'è limite su quello che volete scegliere come personaggio. Ecco, qui abbiamo il primo cambio, che praticamente in base alla tipologia di personaggio avremo una tipologia di sparo differente. Questo, in questo caso, ogni volta che andremo su quella piattaforma switcheremo l'arma tra quella che abbiamo usato prima e questa qui. Diciamo una tipologia di sparo triplo, che diciamo in certe occasioni è comoda. Le P invece sono i potenziamenti dell'arma, quindi
più ne raccogliamo e più l'arma aumenterà di potere fino a 3 livelli. Ecco, ho preso cose contemporaneamente. Allora, che è successo? Ho preso il punto interrogativo che praticamente ci darà svariati bonus, però casualmente, quindi potrebbe darci l'arma speciale che per ogni personaggio sarà diversa, oppure tipo il turbo o punti, e mi pare forse pure un'altra cosa, mi sfugge un attimo perché da un po' che non ci gioco. Questa praticamente è l'arma, come vi dicevo, che possiamo sparare in tutte le direzioni. Questo sicuramente dà il meglio di sé con i Samba. Io qui invece ci sto giocando con gli ETR per di più. Con la Akono, che non è mi fa proprio impazzire. Infatti prima o poi vorrei cambiarli con quelli a pomello, che li preferisco. Comunque, al di là di questo, si gioca abbastanza bene. Col tasto destro potete sparare le bombe. Occhio che quando morite perderete tutte le bombe che avete guadagnato fino a quel momento, quindi delle volte è meglio utilizzare la bomba piuttosto che crepare. Ovviamente adesso sto pure a parlare, quindi non è facile spiegare e giocare allo stesso momento. Ecco, come dicevo, qui se riprendo questa piattaforma, vedete, mi ricambia la modalità di sparo. Se la riprendo un'altra volta, di nuovo mi ritorna quella di prima. Adesso metto questa. Le B appunto sono le bombe, questi sono delle pepite d'oro, semplicemente ci danno punti. Ed ecco il primo boss, perché comunque c'è la possibilità di ricambiare arma. Alla fine i boss di sto gioco non sono completamente difficili, poi dipende sempre dal personaggio. Se è un personaggio che è più facile affrontarlo e si ammazzerà prima, invece c'è il personaggio che ci impiegherà un po' di più. Ok, siamo giunti al secondo stage. Ovviamente mo cambio pure la di sparo perché quella là non è sempre comoda. Ecco, sono morto. Ovviamente quando moriamo, ecco, mi è dato lo speed up. Quando moriamo riperdiamo completamente tutti i potenziamenti dell'arma che fino in quel momento avevamo acquisito. Quindi toccherà iniziare un po' da capo. No, meglio questa qua perché sennò non ci permette di sparare dietro, è un casino. Ecco, ci ha dato 5000 punti. Ecco, ci ha dato la special, niente, l'ho persa perché l'ho switchato. Pensavo di essere fregato. Ecco, mi ha ritato la special. Che su ste personaggio, vabbè, non è male, eh? Un po' difficile da utilizzare. Poi ogni personaggio ha la sua special e la sua modalità di sparo, eh? Non so se tenerla, ma vediamo un po'. Ecco, usa la bomba. Ne avevo mai fare 5, infatti, come vedete, ho perse tutte. Speed up. E qui abbiamo il secondo boss che mazza quanto ci vuole, eh?
Ok, gliel'abbiamo fatta. Ok, eccoci al terzo. Sono morto perché ovviamente qui si casca, quindi occhio. Ok, fine. Ovviamente questa è una partita di prova, quindi ho cercato di spiegarvelo più che possibile in modo semplice. Speriamo che sia stato un po' compreso. E niente, questo è Fix 8 e la sfida dovrà essere, aspettate che controllo, che mi pare dovrebbe essere pubblicata venerdì 12 aprile. Controllo un attimo. Sì, venerdì 12 aprile alle 18:30, quindi la sfida è da pubblicare in quella data. E niente, ragazzi, io vi ringrazio e niente, ci sentiamo alla prossima. Ciao ciao.